Buongiorno, buongiorno, ciao ragazzi, sono Elio Dante e vi do il benvenuto nel mio piccolo laboratorio. Oggi nel mio piccolo laboratorio vi voglio far conoscere un altro prodotto della Warcraft, prodotto che serve per fare delle giunzioni sul legno. Abbiamo il nostro jig, la nostra valigetta e quindi vi voglio presentare il prodotto e metterlo anche all'opera. Quindi faccio partire la sigla, se siete interessati durante la sigla mi mettete un mi piace e ci mettiamo all'opera. Quindi sigla! Ragazzi, per chi si è perso il video precedente, avevo fatto vedere, ho fatto una recensione e prova sul campo di questa dima per spinatura, sempre della Warcraft. Andatelo a controllare perché è veramente un ottimo prodotto. Qui invece oggi abbiamo un piccolo jig dove fare delle giunzioni sul legno. Abbiamo la nostra valigetta, bella, comoda, resistente. Ce l'ho qui da qualche anno e vedete che è ancora ben salda. All'interno della valigetta abbiamo tutto l'occorrente per far funzionare al meglio questo jig. Abbiamo il jig, che lo presentiamo dopo. Abbiamo le nostre viti che sono comunque si trovano in commercio. Le viti hanno delle misure in base allo spessore del legno, quindi bisogna stare attenti alle viti che bisogna utilizzare. Abbiamo una punta dedicata, attenzione, non si può forare con le nostre punte, ma bisogna utilizzare questa perché è una punta dedicata. Inserto da inserire nel nostro trapano avvitatore per poi dopo avvitare i nostri viti. Abbiamo delle spine in legno normalissime. Sono tagliate di traverso, ma queste comunque sono spine che possiamo utilizzare le nostre e poi dopo modificarle. Abbiamo una piccola brugola dove servirà per avvitare questo stop sulla punta. Adesso vediamo come funziona il jig. Ah, dimenticavo, ricordo inoltre che c'è anche un libretto con tanto di fotografie, quindi viene spiegato perfettamente bene, quindi è veramente di facile utilizzo. Comunque poi noi lo mettiamo all'opera e vi faccio vedere sul campo come funziona l'attrezzo. E adesso vi presento il jig. Il jig è questo, fatto in plastica, plastica veramente di qualità. Qui abbiamo un tasto dove spostare il jig in base al foro che noi dobbiamo ottenere. Abbiamo una scala millimetrica, abbiamo delle misure ben predefinite dove vengono replicate anche nella parte sotto. Qui dove si inserisce la punta dove dobbiamo forare, all'interno è fatto in materiale ferroso, quindi posso dire che questo jig durerà in eterno. Mettiamolo all'opera e vi faccio vedere come si prendono le misure. Come utilizzare il jig al meglio? Vogliamo unire questi legni. In primis dobbiamo sapere lo spessore del legno. Quindi con questa scala millimetrica prendo il mio legno e controllo la mia misura. Mi parla di 20 mm. Quindi con l'apposito tasto spostiamo tutto il carrello nella zona più vicina al 20 mm, cioè 19. Farà un clic perché si ferma. Secondo passaggio, una volta selezionato lo spessore, giriamo il nostro jig, prendiamo la nostra punta, viene inserita e attenzione, attenzione, questo bordo che noi vediamo, oppure la punta, deve corrispondere al 19. La punta deve andare a filo di questo bordino. Quindi poi dopo
lo stop si stringe e abbiamo trovato la profondità di foro. Terza fase del lavoro, prendiamo il nostro jig, con questa parte viene appoggiata al nostro asse di legno, viene fissata eseguito i fori. Chiaramente si leva il nostro morsetto, il nostro jig e diamo una piccola carteggiatina. Fatta e data la nostra carteggiatina, prendiamo le nostre viti. Ricordo, le viti vanno sempre in base allo spessore del legno. Le inseriamo nella cavità che abbiamo fatto con la nostra punta data in dotazione. Ragazzi, abbiamo due assi di legno ben definite e ben fissate. Attenzione, attenzione ragazzi, come noi l'abbiamo fissato, possiamo fare anche questo. Svitiamo le nostre viti. E possiamo posizionare il pezzo come vogliamo, in qualsiasi posizione. Semplice e facile. Altro esempio per come utilizzare al meglio questo. Esempio, noi in casa abbiamo un armadio, un piccolo mobiletto dove la mensola interna incollata dalle due spalle tramite le classiche spine da un lato si è rotta e quindi dobbiamo effettuare la riparazione. Questa riparazione chiaramente diventa difficile da fare, gravosa da fare, perché bisognerebbe tirare giù le due spalle. Qui si può utilizzare questo sistema e adesso vi faccio vedere come. Ragazzi, allora, come detto in precedenza, il jig va appoggiato alla base del legno e poi fissato. Come ben vedete non è possibile perché non appoggia, ma qua ci viene incontro questo che, girandolo praticamente di mezzo giro, va ad appoggiarsi, va fissato e poi forato. Come detto, fissato con la nostra morsa, trapano. Leviamo il nostro morsetto, il nostro jig, chiaramente questa parte viene carteggiata, chiaramente sempre in base allo spessore del legno bisogna usare le viti. Attenzione, nelle istruzioni c'è scritto tutto, ci sono le fotografie e non si può assolutamente sbagliare, quindi posizioniamo la nostra vite, una e una due. Le nostre spine, colla la spina,
levigatina, carteggiatina, tutto va alla pari e viene fuori una figata. Ragazzi, il sistema di giuntura non è solo questa, ma può essere anche questa. Vi faccio vedere come funziona. La prassi è sempre la stessa. Si va in appoggio e con il mossetto si blocca. Mettiamo il jig in posizione. Vedete che sono appoggiato. Mossetto. E si va all'opera. La posizione di lavoro è quella ottimale. Prendiamo il nostro trapano ed eseguiamo il nostro lavoro. Ragazzi, il gioco è fatto. Si leva il nostro mossetto e si unisce i due assi di legno. Vediamo il risultato. Ragazzi, questa qua è la parte dove abbiamo forato le nostre spine. Si carteggia e si porta alla pari, ma la parte che a noi interessa è questa. Ragazzi, è venuta fuori una cannonata. Se utilizziamo, come detto in precedenza, legni ben rifiniti, viene fuori una bomba. Ragazzi, questo è il mio jig. È veramente molti anni che ce l'ho e lo utilizzo ancora adesso ed è funzionante al 100%. Bello, comodo. Ragazzi, tutto qui, prodotto della Warcraft, prodotto jig veramente ben fatto, ce l'ho qui da un sacco di anni e è ancora perfetto, facile da utilizzare, intuitivo, le istruzioni sono fatte, sono ben chiare, con tanto di fotografie, quindi non si può sbagliare, le viti per assemblare le nostre tavole di legno si trovano in commercio perché sono viti da legno normalissime. E per le spine sono le classiche spine che possiamo fare noi, modificare noi, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, ragazzi, tale prodotto è facile da trovare. Si trovano in tutti i centri commerciali fai da te, perché comunque è un prodotto ben noto. E chiaramente anche sul sito di Amazon. Valutate voi dove risparmiare qualche euro se siete interessati chiaramente al prodotto. Perfetto. Quindi ragazzi, il mio video finisce qui. A chi fosse stato utile tale video, perché è interessato a tale prodotto e a livello dimostrativo sul campo, perché magari a spiegare non sono tanto pratico, ma comunque avete visto sul campo come funziona e mi sembra molto più chiaro, devo dire che questo attrezzo qua è veramente utile nei nostri piccoli laboratori e per chi chiaramente lavora in legno. Allora ragazzi, anche oggi il mio video finisce qui, spero che non vi siete annoiati, spero di essere stato chiaro. A chi è stato utile tale recensione, prova sul campo, mi fa assolutamente piacere. Quindi se mi volete mettere un mi piace, sono contentissimo. E chiaramente chi si vuole iscrivere al mio canale è assolutamente gratuito. Mi dà il là per continuare a fare i video. E ragazzi, il freddo si fa veramente pungente. Siamo a qualche settimana dal Natale e quindi vediamo di continuare così, ragazzi. Un ciao da Elio Dante e alla prossima. Ciao 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 e hasta la vista.